È morto poco dopo l'arrivo all'ospedale Sant'Anna il pensionato di 89 anni di Maslianico, coinvolto ieri mattina in un drammatico incidente a Faloppio, in via Mulini. L'anziano, Stefano Pianelli, secondo le prime ricostruzioni, era in auto con il figlio di 48 anni. La vettura, sulla quale viaggiavano i due, una Fiat 600, per cause ancora da chiarire, si è scontrata con un'altra auto, una Volkswagen Polo, condotta da un 29enne, un violento impatto frontale nel quale il pensionato ha riportato ferite e traumi purtroppo gravissimi. Immediato l'intervento dei mezzi di soccorso, con l'invio a Faloppio di automedica e ambulanze. In via Mulini anche i vigili del fuoco e i carabinieri Dolgiate Comasco. Le condizioni dell'89enne sono apparse subito critiche e il pensionato è purtroppo morto poco dopo l'arrivo all'ospedale Sant'Anna. La dinamica dell'incidente è al vaglio dei carabinieri. La procura di Como ha aperto un fascicolo.